con le migliori marche come Pariani, gli integratori FM Italia e la stivaleria Secchiari, le grandi marche dell'abbigliamento casual come Barbour e la sartoria Maremmana. E poi c'è l'AS, che mette un casco in testa a tutti. Selleria Il Puledro, Cerchiaia Siena. Montone, Lupa, Chiocciola, Torre, Drago, si parte. La data buona. E allora sei il Drago, Drago e Pantera, Drago la prima Pantera. Curva, la Pantera supera il Drago. Pantera avanti al primo San Martino, Pantera avanti, poi il Drago, poi la Torre, Pantera e Drago con Tittia che va a cercare lo spunto, occhio alla posizione della Torre, sono quelle tre lì davanti, poi Lupa, poi Chiocciola, staccatissimo il Val di Montone, primo giro con il Drago davanti alla Pantera, Drago, Pantera e Torre, Drago, Pantera e Torre, quando siamo arrivati quasi a metà della corsa, fortissima la Torre. San Martino, la Torre recupera la seconda posizione, si prende il posto della Pantera, il Drago è sempre avanti, Tittia, adesso la Pantera prova a recuperare la posizione della Torre, un duello per il secondo posto, ma Tittia è sempre avanti al secondo Casato, rimane davanti, la Lupa quarta, la Chiocciola quinta, Montone completamente in ritardo, Drago avanti, Drago avanti prima dell'ultimo San Martino. Drago avanti, Torre. L'ultimo San Martino, Drago, Torre, Pantera, Lupa, staccata la Chiocciola, il Drago prende la posizione, Tittia avanti, la Torre non molla, poi la Pantera, quindi la Lupa, è l'ultimo Casato, è il Drago avanti, la Torre che prova, è il Drago avanti e poi all'ultimo, Drago finish, dovrebbe essere Drago, dovrebbe aver tenuto la posizione fino alla fine il Drago sul tentativo disperato della Torre, in un palio. Il capitano della sua contrada, grande festa a Camporeggio, ai suoi fiduciari, vedete ancora si sta aspettando però credo l'esito del responso dei giudici, sì, anche perché l'assunta del 2019 ricordo ancora fresco, sì, in quella circostanza, sì, esultare, sì, fu il Bruco, sì, ma alla fine venne beffato al photo finish dalla Selva, ma qui Torraioli, si sta aspettando che venga esposta la bandiera alle trifore del Palazzo Comunale che decreterà con certezza la vittoria, però vedete il palio ancora non è stato calato, non è stato ancora assegnato perché evidentemente si sta comunque svolgendo un controllo photo finish col Drago avanti di un soffio sulla Torre sul tentativo di Bartoletti di scompiglio. La prima, no, la seconda, quella che sta in mezzo, vedete come si danno un po' fastidio Aquila, sì, ciò e in realtà non sarebbe consentito dal regolamento del palio. Ecco, la corsa è partita e può andare sulla grandissima velocità. Sta la Chiocciola, poi la Giraffa, poi il Bruco, poi l'Aquila, sempre in testa la Chiocciola. Siamo alla prima curva di San Martino e poi la Giraffa, il Bruco, l'Aquila, il Drago che sta rimontando. Siamo alla prima curva del Casato e sempre scompiglio con la Chiocciola in prima, poi la Giraffa seconda e poi il Drago e poi il Bruco e poi la Civetta e le altre. Stiamo avvicinando verso la seconda curva di San Martino che vede sempre in testa la Chiocciola e poi la Giraffa e poi il Drago che sta rimontando, sta arrivando quasi in seconda posizione, seconda curva del Casato. Chiocciola, Giraffa, Drago, Bruco. La Giraffa sta cercando di rimontare, il Tittia che cerca di prendersi questo palio in seconda posizione, le traiettorie sono fondamentali, stanno arrivando alla terza curva di San Martino, c'è la Chiocciola ancora in testa ma la Giraffa seconda che sta cercando di rimontare e poi c'è il Drago che sta arrivando in seconda posizione, siamo alla curva del Casato, Chiocciola, Giraffa, Drago, Chiocciola, è la giraffa, ha vinto la giraffa, imperiale contrada della giraffa, con tale e quale e Giovanni Azzeni detto Tittia. Un palio incredibile al cardiopalma, il popolo della giraffa trionfa. E in realtà ho una piccola incertezza, Annalisa, perché è stato un arrivo sul bandierino, vediamo il popolo della giraffa e sta esultando anche il capitano, sotto il cencio della giraffa, il Tittia, Giovanni Azzelli detto Tittia, ieri l'ha detto il giubilo, adesso sono i contradaioli che cercano di prendere il drappellone, aspettando che venga esposta la bandiera calando ora al palio, quindi ha vinto la giraffa. Guardiamo la corsa, vediamo la Chiocciola ancora in prima fila, in prima posizione. Sì, ha girato prima, tre giri la Chiocciola, sempre prima. E all'ultimo miglio ha fatto. Incredibile.
un cavallo, quello della giraffa, tale e quale che aveva già corso, ma che era un cavallo già ambito. Vediamo al terzo San Martino, la giraffa cerca di entrare di dentro, non ce la fa. No, questo è il secondo San Martino, credo. È il secondo San Martino, la giraffa ha cercato di attaccare di dentro la chiocciola per i tre giri. Il drago e il bruco non sono riusciti a recuperare posizione all'inizio del terzo giro. Vedete, la giraffa prova l'attacco esterno, ma Violetta e Scompiglio reggono l'attacco, tengono la prima posizione, girano strettissimi sul colonnino di San Martino. La giraffa prova a entrare di dentro, riattacca di fuori, è l'ultimo casato, chiocciola ancora prima, la giraffa attacca di dentro e recupera, una cosa incredibile, e passa all'ultimo tuffo. Ecco, si vede bene da qua, all'ultimo tuffo. A me sembrava, la giraffa vinse così nel 1971, ecco, il palio di Buttusa. Guardiamo il popolo, guardiamo la Today waiting for the next keyboard piece, that in Kyle upload or in the evening, Italian hours or tomorrow, but if I upload it before, perhaps insert a preview in this video with also obviously a description, a short description of it in the description and the full description eventually in the full video on the keyboard, on the keyboard channel. So waiting for this, today I would like to wish a very happy Palio of Siena, Palio di Siena Day to all the fans, to all the fans of this Italian manifestation of it regards a race of jockeys on horseback, la gara di Fantini, appunto Fantini a cavallo. And my father is si svolge, diciamo, in will be as always in Tuscany on Siena, and my father is a great fan of this competition, this race, this manifestation. So if there are some Italians that I don't know hearing me in this moment, I say happy Palio di Siena to everyone, felice Palio di Siena a tutti, spero possiate godervi così come mio padre un grande spettacolo a tutti. And I missed to say also that the Palio traditionally takes place twice, the first one on July 2 and the second one on August 16, but I never understood why. I cavalli sono partiti, la mossa è valida, e poi i cavalli hanno tutti i nomi particolari, altri animali in realtà, il cavallo, cioè, scusate, la colomba, comunque altri nomi in questo momento mi sfuggono, ma nomi di altri animali anche qua non ho mai capito perché, certamente dovrei andare a informare un po' meglio mio padre, dovrebbe fare lui, diciamo, il video messaggio. Sì, altri due animali mi pare sono l'oca, perché poi ovviamente essendo toscani i commentatori, una donna principalmente, ha sempre questa, ovviamente, la pronuncia toscana, l'oca, il bruco, insomma, questi sono gli altri due animali che ricordo, ma nomi di altri due animali, dei cavalli. Ma comunque l'ippica, insomma, è sempre una, non chiamo sport, se non mi chiamano lo sport, non so, comunque è una passione interessante, diciamo, qualcosa comunque di originale. C'è un film famoso con Gigi Proietti e Enrico Montesano, diciamo, sul tema, appunto, proprio Febbre da cavallo, soprattutto La Mandracata, che mi pare il secondo capitolo, che è un film appunto sulle corse di Fantini, eccetera, eccetera, mi pare. Ovviamente anche grande comicità, insomma, anche altri attori, ma Montesano, Gigi Proietti, tra l'altro quel compianto morto poco più di un anno fa, mi pare primi di novembre del 2020. Comunque Gigi Proietti, uno dei re qui in Italia, no? È stato uno dei re della comicità, anche Enrico Montesano, fortunatamente è ancora vivente, insomma, Sara sicuramente tutte cose che sa, essendo lei, credo, l'unica, oltre mio fratello, l'unica italiana scritta qui. Secondo me sarebbe anche interessante seguire la soundtrack
Il Mantir mi dice bella cavallo, devo vedere l'università di uscita, qual è? Fa molto ridere, c'è anche data, probabilmente fa molto ridere il tema musicale che fa così praticamente. Ovviamente io non l'ho mai sentito tutto completo, quindi conosco solo questa parte qui un po' di sfuggita, che in realtà i film non l'ho nemmeno visti, ho visto solo qualche spezzone anni fa, quindi dovrei certamente vederli. Così come la musica, io so solo questa parte qui, non ho mai capito se in effetti c'è anche un continuum, ma credo di sì, perché non penso si riduca solo a questa parte qui, il tema principale.